abbiamo cercato appunto di capire che cosa porterà l'esposizione universale all'Italia, ma ci sono anche tante domande, tante curiosità, e proprio per rispondere a questo ciclo di domande e di curiosità è nato Expo in Viaggio, un ciclo di incontri in tutto il paese per raccontare meglio che cos'è l'esposizione universale. E Expo in Viaggio fa tappa per la prima volta qui a Roma. Allora voglio subito presentarvi Giacomo Biraghi, che è Digital PR Expo Milano 2015, che è anche autore del libro Expo Ottimisti, insieme a Luca Ballarini e Alice De Santis. Poi parleremo poi del libro, ma intanto cominciamo questa lezione, questo viaggio. Prego. Sì, quasi quasi lo faccio addirittura qua giù, perché sarà più interessante. Di solito lo faccio senza microfono, però serve per lo streaming, corretto? O posso anche fare per... Non lo so se tecnicamente se serve il microfono. Sì, serve il microfono. Grazie. Allora, il mio scopo è raccontarvi in 17 minuti che cos'è Expo. Uno scopo semplice, così andate via dicendo ai vostri amici e colleghi, diciamo, le cose base. Ok, non abbiamo visto molto bene cos'è Expo Milano 2015, però cerchiamo di capire in questi pochi minuti che cos'è un Expo Universale, così capite esattamente come funziona. Mettiamo il cronometro. L'Expo Universale è un format, esattamente come il Grande Fratello o X Factor. Nel caso del Grande Fratello sono 800 pagine, dove c'è scritto che ci deve essere una casa, le telecamere, il bagno deve essere pitturato di rosso, e poi il meccanismo. Un ospite ogni settimana se ne deve andare, alla fine si vincono 100.000. Questo format, queste regole, sono di proprietà di una società privata che si chiama Endemol, e che lo vende tipo a Sky o Mediaset, che a quel punto, rispettando le regole, devono produrre il Grande Fratello, e quindi trovare gli sponsor, gli spazi televisivi, gli attori, e così abbiamo 40-60 Grandi Fratelli o X Factor in giro per tutto il mondo, uguali, però prodotti da soggetti diversi. L'Expo Universale è ugualmente un format, sono 1000 pagine, poche di più del Grande Fratello, ed è di proprietà di un'associazione di stati, che si chiama BIE, che è stata evocata prima, che ha sede a Parigi, e che lo assegna per 2 milioni di euro di diritti a uno dei suoi membri, quindi a uno Stato. Il governo italiano l'ha acquisito per quella cifra nel 2007, col diritto di produrlo a maggio-ottobre 2015 a Milano. Quando si ha a che fare con un format, ci sono poche possibilità. O si può accendere la TV o andare personalmente a vedere il format in atto nella sua produzione e in 5 minuti capisci come funziona. O, se non avete avuto la fortuna di andare in Expo Shanghai o ad Hannover o negli scorsi 150 anni e Milano apre fra 98 giorni, non c'è che leggere le 1000 pagine. Ci vuole un mesetto. L'ho fatto io per voi e ve le riassumo nei prossimi 9 minuti e 30 secondi. Così, tipo pigino, andate a casa e avete la chiarezza di come funziona. Cosa c'è scritto in queste 1100 pagine? C'è scritto che l'Expo Universale è un format che appartiene a una famiglia più ampia, che è quella dei parchi tematici. Ci sono 4 fratelli in questa famiglia: casinò, crociere, parchi divertimento tipo Disneyland ed Expo Universali. Questi 4 fratelli hanno 3 caratteristiche comuni che li tengono insieme nella famiglia, e poi l'Expo Universale, come in tutte le famiglie, si differenzia dagli altri 3 fratelli per 3 caratteristiche sue peculiari. Se ne vediamo tutte e 6, abbiamo letto le 1100 pagine. 3 caratteristiche comuni ai 4 fratelli: parchi tematici, casinò, crociere, parchi divertimento ed Expo Universale. A. Prima, ci deve essere un'area o un edificio accessibile con biglietti in determinati orari. Non si può fare in giro per l'Italia negli edifici già esistenti, aperto sempre, gratis. Bisogna selezionare un luogo che era vuoto, destinarlo, chiuderlo per un certo periodo con dei cancelli e permetterne l'accesso solo ai visitatori. Ok? Seconda caratteristica comune ai 4 fratelli parchi tematici, oltre ad esserci un'area accessibile con biglietti determinati orari, B, seconda caratteristica. All'interno di quest'area devono esserci centinaia di attrazioni. Ne abbiamo evocate molte di quelle che poi ci saranno a Milano, ma vi spiego cos'è un'attrazione. È un meccanismo molto semplice, contenuto per centinaia di volte all'interno del parco tematico, che deve gestire tra i 6.000 e i 12.000 visitatori in media, ciascuna attrazione. Quindi l'insieme delle 100 attrazioni del parco tematico sarà 100.000, 500.000, fino a 1.000.000 di visitatori complessivi. E questi 6-12.000 visitatori di ogni singola attrazione, in questo meccanismo, come funzionano?
Semplice. La porzione è divisa in tre parti. 20% di spazio dedicato alla coda. I visitatori si approcceranno alla singola attrazione e avranno un luogo dove attendere. C'è stato un record a Expo Shanghai per il padiglione cinese, 11 ore di coda. Oppure nei parchi tematici, nelle crociere e nei casinò, sapete che le attrazioni più richieste hanno uno spazio dedicato all'attesa. Seconda parte di ogni singola attrazione, dopo il 20% dedicato alla coda, c'è un 60% che è il cuore della singola attrazione. Ed è un evento, un gioco o un'esperienza costretta nel tempo. Quindi immaginiamo che 300 persone prese dalla coda entrino nel cuore dell'attrazione e hanno a disposizione in media 7 minuti per fare un'esperienza costretta nel tempo. Ecco, non è come un museo che vai alla Gioconda, la vedi 6 minuti, poi vai in giro e vedi le pittori o sculture che vuoi. No, lì sei costretto nel tempo. Alcuni fratelli, tipo i parchi di divertimento, sono un po' aggressivi e ti chiudono con una cintura di sicurezza, un body, ti lanciano, poi va nell'acqua. Non so perché piace, ma milioni di persone al giorno fanno questa esperienza. Gli ex universali più leggeri ti portano a fare un'esperienza, ad esempio, un gioco all'interno di alcune sale guidati o un filmato, 7 minuti, buio, esci. L'importante è che quelle 300 persone nei 7 minuti riescano a entrare in questo meccanismo che costantemente, in modo uguale nel tempo, gestisce con una catena di montaggio quei 300, che poi lasciano spazio ad altri 300. Ultimo 20% in ogni singola attrazione, oltre il 20% di una coda, il 60% dedicato al cuore, l'esperienza costretta nel tempo, e l'ultimo 20% dedicato alla parte commerciale. Quei 300 visitatori che presi dalla coda hanno fatto quell'esperienza entrano in uno spazio dove ci sono bar, ristoranti, vendita prodotti e vendita merchandising. Merchandising che può essere di attrazione, cioè relativo all'esperienza appena vissuta, tipo la foto della faccia spaventata di te che viene lanciato all'interno di questo giostra, che non so perché uno faccia la giostra, non so neanche perché poi compra la foto della faccia spaventata che la fa, ma milioni di foto vengono vendute al giorno. Oppure merchandising di parco, cioè relativo a un fil rouge che tiene insieme tutte le attrazioni, tipo la mascotte. Terza caratteristica comune ai quattro fratelli, casinò, parchi divertimento, crociere su Universale, oltre ad esserci un'area accessibile con biglietto, con centinaia di attrazioni, con la parte di coda, la parte di esperienza costretta nel tempo, la parte di merchandising, prodotti, bar e ristoranti. Tre, ci sono migliaia di eventi, ma non migliaia di eventi tutti diversi, un palinsesto di migliaia di eventi, abbiamo visto nel caso di Expo più di 7000, ripetuti uguali tutti i giorni sostanzialmente, in modo che il visitatore trovi le attrazioni e gli eventi sempre uguali in tutti i giorni di apertura, tipo Céline Dion, la cantante canadese, la conoscete? Canta ogni sera dal 2009 nel casinò Mirage di Las Vegas, ok? Sempre le stesse canzoni, diciamo, povera lei, però il visitatore sa che si trova sempre quella cosa. Oppure l'orca assassina, è un mammifero che ha ammazzato due ammaestratori. Nell'attesa che ammazzi il terzo, magari proprio quando ci sei tu, è molto visitata alle 11 alle 15 che si esibisce nella vasca grande del SeaWorld di San Diego, che è un parco di divertimento dedicato agli oceani. A chi si rivolgono i parchi tematici? Casinò, crociere, parchi di divertimento universali, aree accessibili con biglietto con centinaia di attrazioni, migliaia di eventi? A famiglie con bambini. Ok? O a singoli che hanno voglia di passare 5 ore a fare un'esperienza, in conoscere persona, a fare delle attrazioni degli eventi, a acquistare prodotti, a mangiare. Adesso vediamo le tre caratteristiche peculiari degli universali all'interno della più ampia famiglia dei parchi tematici. È ovvio, lo organizza un governo, viene fatto ogni 5 anni. Non può essere una cosa come un casinò qualsiasi, un parco di divertimento qualsiasi, una crociera qualsiasi. Deve essere qualcosa di ambizioso, di eccezionale, ok? E quindi le tre caratteristiche che adesso vi dico sono in ordine di ambizione crescente e distinguono gli Expo in modo inequivocabile come operazioni grandiose all'interno della famiglia più ampia dei parchi tematici. Caratteristica peculiare 1. Sono gli unici dei quattro fratelli a essere temporanei. A pagina 410 del form c'è scritto che le cancelli di quest'area accessibile con biglietto, con attrazione eventi, degli ex universali, solo di loro, devono essere aperti e chiusi dopo 184 giorni, i famosi 6 mesi, 1 maggio, 31 ottobre, che sono stati detti prima. E mai più riapriranno. E in più, a pagina 458, c'è scritto una cosa più ambiziosa, che tutte le attrazioni che sono state allestite e costruite per quei 184 giorni nell'area dell'ex universale devono essere rimosse dopo l'evento. È come se esistesse una crociera, non esiste, che con 3 miliardi di euro viene costruita nei cantieri di Genova, Varata, Champagne, 1000 persone di equipaggio, 3000 biglietti, una crociera eccezionale di 6 mesi nel Mediterraneo, solo quei 3000 potranno raccontare ai figli e figli dei loro figli un'esperienza che nessun altro potrà fare. Poi scendono, i 3000, sale Schettino e la nave viene affondata nell'Atlantico. Ok? Non è che va in porto, non è che quando dice non sono andato in quei 6 mesi posso andare a vedere la Genova com'era grandiosa, no,
non sarà più visibile. Così per Milano, se non vado in questi mesi, non solo che non potevo entrare, ma se vado a Milano sulla 4 per vedere com'è nel 2016 non vedrò più nulla. Seconda caratteristica, ancora più ambiziosa, adesso universale all'interno della famiglia piena per i parchi tematici, non solo è l'unico dei quattro fratelli ad essere temporaneo, in cui tutte le attrazioni devono essere mosse dopo l'evento, ma, seconda caratteristica, riguarda la modalità gestionale. Abbiamo chiesto agli altri tre fratelli, com'è che si gestisce un parco tematico, un casino, un arcocero, un parco di divertimento, tipo allo Zio Walt, a Walt Disney, ok? Abbiamo chiesto alla Disney, l'ha chiesto il Bia. Ed è una sola cosa viene detta, deve essere una dittatura gestionale. Ci deve essere il padrone del parco che decide tutte le attrazioni e tutti gli eventi, che ne coordina tutti i contenuti, che costruisce tutte le forme, che assume tutte le persone, cioè poi è un po' presente come Disney, dà il suo cognome al parco, massimo controllo. E invece per gli Alps Universali cosa è stata scelta? È stata fatta una scelta, una ricognizione di tutte le modalità di gestione, le più strambe, le più difficili, ed è stato scelto il condominio italiano. Qui, seconda caratteristica peculiare della Universale della Famiglia Piena per i parchi tematici, tutte le singole attrazioni, i singoli eventi, a differenza degli altri tre fratelli, non sono coordinate da un unico organizzatore, ma sono gestiti in autonomia, con contenuti propri, senza coordinamento, con forme personali proprie, poi mosse, dai condomini degli ex universali. Chi sono i condomini degli ex universali? Nel caso degli ex universali 2015 l'abbiamo visti, sono 412. 147 stati, 3 organizzazioni internazionali, 11 ONG, 138 associazioni del terzo settore italiano, 20 regioni, 6 città metropolitane, 38 partner multinazionali, ognuno dei quali gestisce in autonomia la propria attrazione dell'evento, senza nessun tipo di coordinamento, poi questo lo vediamo bene dopo, è un condominio. L'Expo è l'unico grande evento che non ha un organizzatore, non è come le Olimpiadi e i Mondiali di calcio, è l'unico impianto dove vincono tutti la medaglia d'oro, non c'è un vincitore, funziona se non lascia un singolo messaggio, ma se permette a tutti i condomini, stati ONG, settore, partner, città, regioni, eccetera, di dire quello che vogliono, come vogliono, in una polifonia di voci non coordinata. È una di quelle robe lussuose che si chiamano democrazia. Terza caratteristica peculiare, abbiamo visto, stiamo finendo, siamo a pagina 900 del format, che differenzia gli ex universali tra una famiglia più ampia e parchi tematici, non sono gli unici a essere temporalmente definiti, 184 giorni, con tutte le attrazioni che devono essere rimosse, gestite in forma di condominio, dove singoli attori e condomini dicono quello che vogliono, come vogliono, in forma di attrazione evento per famiglie con bambini, ma tre, è quella più ambiziosa di tutte, riguarda il tema. Il tema degli altri fratelli è molto, molto chiaro. Abbiamo chiesto anche qui a Crociere Casino e Parchi Divertimento. Cosa ci dicono? Deve essere super specifico, tipo la crociera per single, che vai per cuccare, poi magari non ci riesce, ma l'obiettivo era chiaro, la ragione per cui compri il biglietto. Oppure, abbiamo visto SeaWorld, è un parco tematico con attrazioni e eventi dedicati agli oceani, con un punto di vista anzi molto specifico, cioè la tutela della biodiversità degli oceani. E qui invece state cominciando a capire, il tema di un ex universale è assai diverso. Deve essere, c'è scritto tra pagine 900 e 950 del format, di interesse mondiale. Cosa vuol dire? Che deve andare bene a cristiani, buddisti, animisti, musulmani. Deve andare bene a paesi che mangiano le vacche, come noi. Paesi che adorano le vacche, come la India. Paesi dove le donne comandano, come l'Italia. Paesi dove le donne devono uscire in un certo modo, vestite, per legge. E quindi è chiaro che questo tema non può essere specifico, ma deve essere un ingaggio generico che vada bene a tutti i condomini per dire quello che vogliono, come vogliono, in forma di quattro eventi per condomini bambini. Vi faccio esempi di temi di Expo passato. Abbiamo visto Shanghai, migliorare le città, oppure c'era pensare ancora. Il futuro adesso, c'è quello stupendo esoterico, un po' Star Trek, del prossimo Expo che è Dubai 2020. Connettere le menti. E poi c'è il tema di Expo Milano 2015, più volte ripetuto, nutrire il pianeta e energia per la vita, che parla bene, quindi non è solo alimentazione, non è solo cibo, non è solo agricoltura, ma sono quattro ingaggi generici, in ordine di genericità crescente, vedete, nutrire, pianeta, energia, vita, che sarebbe tutti, quattro, che quattro, otto volte di fronte allo specchio scompaiono. Scompaiono perché danno possibilità a tutti i condomini di avere un ingaggio per dire quello che vogliono in democrazia senza coordinamento sul futuro del mondo. Avete letto il format? Dovremmo essere 5-12. Perfetto. Adesso facciamo una revisione negli ultimi 5 minuti. Facciamo i cosiddetti 6 errori che non dovete fare più su Expo. È una sorta di interrogazione rapida. Ho dato il BG, avete letto le mie pagine, adesso ho letto tutto. Dicendo, ah, l'ho letto così ai vostri amici, colleghi, potete dire la verità su quello che è Expo. Trovate anche qualcosa nel libretto, ma di fatto ve l'ho spiegato io più rapidamente. Facciamo i 6 errori. I primi 3 errori sono gli errori del bar,
o gli uomini del Freccia Rossa. Io al bar sul Freccia Rossa mi chiamano milioni di persone, c'è il mio cellulare su internet, Expo, una persona che non mi conosce di fianco mi dice: ma tu lavori in Expo? E mi dici: primi tre errori in un secondo e mezzo. Adesso io ve li dico lentamente, poi li dico come li dicono sul pendolino o al bar. Primo errore: non è vero che non si fa, l'abbiamo visto più volte. È un piccolo meccanismo, costa 3.7 miliardi di euro, di cui 1.3 dello Stato, uno dei, dello nostro Stato, uno di tutti i condomini, 300 che vengono dai partner, 1 miliardo che vengono dai biglietti. Ecco, questo piccolo meccanismo, questa piccola opera, non cambierà il mondo, non cambierà l'Italia, non cambierà Milano né Roma, ma è una roba che funziona, che fra 98 giorni apre per 184 giorni i suoi cancelli, è dannatamente fatta bene e ci farà fare una porca bella figura. Secondo errore: non c'è nessuna azienda che espone nessun tipo di prodotto per ragioni commerciali in nessun tipo di stand. Non ci sono le aziende con gli stand. Terzo errore: non è una fiera. Non ci sono businessmen, non ci sono persone in giacca e cravatta, ma è un parco tematico con attrazione eventi per famiglie con bambini. Certo, poi ognuno verrà con la propria famiglia e col proprio lavoro, però lì fa un'esperienza diversa, B2C. Cos'è che mi dicono il pendolino, sul Freccia Rossa o al bar? Ah, Expo, ma lavori in Expo? Ma si fa quella fiera commerciale? Non conoscete le 1000 pagine del forum. E poi ci sono i 3 errori finali, quelli con cui concludo per poi darvi un mio piccolo, diciamo, riflessione sull'Expo ottimismo, che ho inventato questo slogan e perché l'ho inventato, con una sola O. I 3 errori successivi sono quelli di 3 non invitati all'Expo. Avete visto che l'Expo è un'operazione democratica in cui l'Italia cede una parte del suo territorio per 6 mesi, di fatto, al mondo, dando la possibilità a tutti di dire quello che vogliono, come vogliono, senza coordinamento. Per 6 mesi quella parte di Milano non sarà Italia. L'Italia è un 412esimo dei contenuti di Expo, ok? Nel padiglione Italia. E il governo giustamente porrà una sua posizione, che sarà la posizione del governo italiano, la carta di Milano, non la carta di Expo, correttamente, ok? Allora, chi non è invitato all'Expo? Sono invitati, abbiamo visto, le famiglie con bambini. Non sono invitati, cioè verranno, ma verranno con le famiglie e bambini o col cappello di una persona che vuole fare un parco tematico, politici, giornalisti e intellettuali, ok? Così 3 soggetti non sono invitati. Come politici, giornalisti e intellettuali. E cosa hanno diffuso questi 3 soggetti? I 3 errori successivi. Il quarto, perfetto, ormai l'avete capito, Expo non è un'organizzazione internazionale, non è un organo deliberante. Le diverse opinioni espresse dai vari condomini, stati, ONG, associazioni di tutto settore, paesi, regioni, in forma di attrazione evento per famiglie con bambini, non vengono messe a sintesi, non ci sono votazioni, non c'è il protocollo di Kyoto, la dichiarazione di Expo, la carta di Expo. No, lo scopo di un Expo è avere un lusso, permettere al mondo, grazie alla generosità del paese ospitante, di discutere senza finalità sul futuro del mondo in modo diretto per la popolazione, le masse, non intermediato. Quinto errore, che è il secondo del secondo gruppo, è quello degli architetti, che tra gli intellettuali sono quelli un po' più arrogantelli, lo sono anch'io, insomma, se non hanno fatto il loro progetto fa schifo, solitamente. Ok? E cosa avevano pensato e diffuso? Il quinto errore, cioè pensare che tutte le attrazioni sono uguali. L'abbiamo visto, non è così. Non c'è l'orto planetario, la serra globale, non solo l'Italia non dice a tutti i condomini di venire a dire un'unica posizione, ma non gli dice neanche come dirla. E quindi ci saranno foreste, come nel caso dell'Austria, bellissimi silos, come nel caso, pieni di alimenti, come nel caso della Svizzera, cinema, come nel caso di Dubai, risaie. E noi non lo sappiamo, non abbiamo dovuto in nessun modo approvare nessun tipo di progetto, né di contenuto né di forma. E poi il sesto e l'ultimo errore, con cui finisco, dovrebbero essere 14 secondi, esatto. La ragione per cui sono Expo ottimista. Perché non è tutto ancora deciso, perché non è un evento all'italiano, perché è un nuovo modo di fare le cose per il format. È un evento di chi se lo prende, è un evento dove non c'è nessuno che ti dice sì e no, è un evento dove non ci sono gli amichetti, ma ci sono 412 soggetti autonomi con i loro budget e i propri contenuti. È un evento che farà fare una cazzo di bella figura a questo paese.